Bene, carissimi fratelli e sorelle, Good morning, brothers and sisters. già le presentazioni le ha fatte Fra Antonio Father Antonio already presented me, e quindi andiamo direttamente al testo and therefore we'll go directly into the text. e alla solennità di oggi. In today's solemnity. La solennità della Santissima Trinità. The solemnity of the most holy Trinity. Che cosa oggi possiamo imparare dalla liturgia? What can we learn from today's liturgy? Gesù ci dice di andare e fare tutti i popoli discepoli. Jesus says to go and make of all nations disciples. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. E quindi noi diciamo che questa formula è la Trinità. And therefore we call this the Trinitarian formula. Della Trinità. The Trinitarian formula. E qualche confessione non cattolica. And which some non-Catholic confessions Ci potrebbe dire che è una nostra invenzione. could say to us, well, that's your invention. Allora noi ci possiamo chiedere, ma dove sta scritto nella Bibbia la Trinità? And therefore we're going to ask ourselves, well, where is it written about the Trinity in the Bible? Immaginate che adesso uscite dalla chiesa You imagine we walk out of church today e incontrate un testimone di Geova, and we meet a Jehovah's Witness, che noi amiamo, which we love, vogliamo bene, we wish them well, però but amiamo se diciamo we truly love them if we tell them le cose giuste. things that are true and just. Quindi che gli diciamo? So what are we going to say to them? C'è una canzone in italiano There's an Italian song che dice che confusione. That says, what confusion. Allora noi We, therefore, dobbiamo imparare, need to learn, come diceva Aristotele, as Aristotle said, un filosofo prima di Gesù, who was a philosopher prior to Christ, to okay, Jesus, ad apprezzare gli uomini che ci dimostrano quello che dicono. to appreciate men who demonstrate what they say. Una volta, Once, per cambiare religione, ecco, discorso sulla religione, let's talk about a different discussion of religions. Mi ha dato un autostop un musulmano. A Muslim once gave me a hitchhike. E mi ha detto, io prego 7 volte al giorno. And he said to me, I pray 7 times a day. E gli ho detto, wow. And I said, wow. Che bello. How beautiful. Gloria a Dio. Glory to God. E detto, bello il tuo Corano, mi piace. I said, your Quran is beautiful, I like it. L'ho letto. I read it myself. Meraviglioso. It's wonderful. Specialmente Especially quando dice when it says nella sura 3, versetto 3 e 4 in the sura 3, verse 3, 4 sarebbe sura, sarebbe libro. Like sura meaning okay. book, would be like a book for them. Che la Torah That it says that the Torah e il Vangelo and the Gospel sono la guida degli uomini, are the guide of mankind, mentre il Corano whilst the Quran è semplicemente il libro per discernere il bene dal male, is simply for the discernment of mankind between good and bad. E quindi, and therefore, siccome tu mi dici che noi ci siamo inventati la Trinità, and given that you're telling me that we invented the Trinity, io ti dico di no. I'll say you're wrong. Perché il Corano Because the Quran dice che non si può dire che Dio è trino. The Quran actually is written, it says that you do not say God is triune. A meno che Unless qualcuno someone non te lo dimostri doesn't demonstrate it. Con uno scritto precedente al Corano. With a writing or scriptures that precedes the Quran. E quindi io te lo dimostro. And so therefore I'll demonstrate it to you. Siccome il Corano dice che la guida degli uomini è la Torah. So given that the Quran says that the guide of mankind is the Torah. Sono 1250 anni prima di Gesù. Which is already 1500 years before Christ. Maometto è 600 anni dopo Gesù. And Muhammad is 600 years after Christ. Quindi te lo dimostro con uno scritto. So I'll demonstrate it to you with the scriptures. Che, di cui parla il Corano. In which the Quran actually speaks of. Con la Torah. The Torah. Che sono i primi 5 libri della Bibbia. Which are the first 5 books of the Bible. Che dice il Corano. The Quran says che è la guida. Is the guide. E mentre lui guidava la macchina. And so he was actually driving at the time as Quindi capiva di che parlavamo. And so he understood what I was talking about. Okay.
E in questa guida che ti dice il Corano, so in this guide that the Quran tells you to pay attention to, nel primo libro, in the first book, nella Genesi, of Genesis, capitolo 18, chapter 18, c'è un certo Abramo, there is a certain Abraham, che tu conosci, that you know of, che dice, who says, quando vede tre persone, when there are three people coming to him, non gli dice signori, he doesn't say lords, ma gli dice signore. He says lord. Siedete. Sit, take a seat. Quindi a tre persone gli parla a singolare. So to three people he speaks as one singular. Allora lui per un attimo. So for a moment he's. In quel momento. Sì. In that moment. In quel momento che lui era. In that moment whilst he was like this. Stop, alta polizia. The police stopped the car. Allora. Lui guidava la macchina, io ho messo da questa parte. He was driving on this side and Valentina was on the other side, a passenger. Allora il poliziotto dice documenti. The police said, where are your documents? Quindi vede che è un musulmano. And he saw that he was a Muslim. E comincia a fargli problemi. And he starts, they start having problems together. Perché in Italia insomma anche c'è terrorismo, no? Because also in Italy there is. Ogni tanto capita. Every now and then there's some terrorism as well. Allora. Quello era tutto preoccupato, il musulmano col poliziotto. So the Muslim was kind of afraid, was like worried because of what was going on with the police. Allora il poliziotto si abbassa per vedere chi era l'altro musulmano, no? So the policeman sort of bent into the car to see who this other Muslim was with him. Ok, si abbassa e vede me. And he saw me. And he ah, padre, è con lei? Oh, father, is he with you? Sì, sì, è con he me. He said, yeah, he's with me. Allora potete andare. He said, okay, go ahead. Io te vedi? You see? Allah con me deve passare. Will help you go through with me. And he looked at me and said, ah. E alla fine mi ha chiesto di fare una foto pure. And then afterwards we created such a friendship that he wanted to take a photo with me together. Quindi ho dimostrato. So therefore I demonstrated to him. A qualcuno. A qualcuno che crede in Dio, to someone who believes in God. Ma non alla Trinità. But not in the Holy Trinity. Che la Trinità è scritta. That the Trinity is actually written in the scriptures. Nella Bibbia. In the Bible. E nel Corano. And in the Quran. Fa riferimento alla Bibbia. Makes reference to the Bible. Okay. Quindi se però questo rimane un mistero. But this of course remains as a mystery though. Perché Gesù dice di portare a tutte le religioni, cioè a tutti i popoli. Because Jesus says to take to all nations. Il discorso della Trinità. The discussion of the Trinity. Nel nome del Padre, in the name of the Father, del Figlio, and of the Son, e dello Spirito Santo, and of the Holy Spirit. E quindi se qualcuno ci dice ma chi è il Padre? And so if someone says to you, but who is the Father? Chi è il Figlio? Who is the Son? Chi è lo Spirito Santo? Who is the Holy Spirit? Possiamo provare a capire qualcosa. We might be able to understand a little something. Allora, il Padre. The Father. Come facciamo a vedere il Padre? How can we see the Father? Faccio una parentesi. I'm going to put in a parenthesis. Ci sono cose che si possono capire della Trinità. There are some things which we can understand of the Trinity. E cose che non si possono capire. And there are others which we cannot understand. Noi proviamo a capire quelle che si possono. We're going to try capire. To understand what can be understood, of course. Allora, questa domanda, so this question, l'apostolo Filippo, the apostle Philip, la fa a Gesù. Asked Jesus. Gesù. Jesus. Mostraci il Padre. Show us the Father. E ci basta. And that will be enough. E Gesù gli dice. And Jesus says. Filippo. Philip. Tanto tempo che sono con voi. I've been with you for so long. Ancora tu non mi hai conosciuto. And you still don't know me? Chi vede me? Whoever sees me. Vede il Padre. Sees the Father. Quindi Gesù dice, so Jesus che says, basta vedere il volto di Gesù di Nazareth, that all you need to do is look at the face of Jesus of Nazareth, per vedere l'immagine del volto del Padre, to see the image of the Father. Okay? E il Figlio, the Son, dove lo vediamo? Where do we see him? Cosa diciamo a Natale? What do we say at Christmas? Lo diciamo che il Verbo si è fatto carne. We say that the word or the verb became flesh. Quindi Gesù. And so Jesus è la parola incarnata. Is the word that was incarnate, became flesh. Ratzinger, da Papa vigente. Ratzinger, as a Pope, quando era vivo. When he was alive. Dice che Gesù said that Jesus si fa carne, became flesh, con la nostra carne, with our flesh. Quindi dove io vedo, and so whenever I see, concretamente, concretely, uomini e donne, men and women, che
rinasce una vita nuova, who are being born to a new life, nella povertà, in the poverty, cioè staccati dalle cose, meaning being detached from the things of this world, io la vedo there, l'inizio di una vita cristiana. I see the beginning of a Christian life. Io quando vedo gente che viene in chiesa, when I see people come to church, perché Gesù insieme a San Giuseppe e Maria si presentava al tempio, because Jesus together with Joseph and Mary was presented into the temple, io lo vedo Gesù, I see Jesus vivo, alive. Nell'Eucaristia, in the Eucharist, non si vede bene. You can't see him very well. Cioè, non si vede bene. Non lui. Non, sì. Yeah, you can't see his image that well. Lì si vede sotto forma di pane. He reveals himself under the form of bread. Ma per vederlo sotto forma di faccia, but di persona. But to see the form of his face as a person. Bisogna che viva in noi. He needs to be alive in us. Il suo insegnamento. His teachings need to be alive in Quando us. Quando io vedo qualcuno che perdona. When I see someone forgiving another. Dopo delle vere offese. After some true offense. Io lo vedo Gesù. There I see Jesus. Vivo. Alive. Quando io vedo gente. When I see people. Che quando c'è stato l'uragano. After a hurricane. Che dava da mangiare a tante persone. They give food to many people. Io lo vedo Gesù che opera. I see Jesus. Vivo. At work. Alive. Quando io vedo persone. When I see people. Che lavorano nell'ospedale. Who are working in hospitals. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Per aiutare gli altri. To help others. Curandoli e portando una buona parola. Helping them and healing them, but also giving them a good word. Io lo vedo Gesù vivo. I see Jesus alive. In carne e ossa. In flesh and bones. Okay. Potremmo dire altre cose. I could continue and say many other things. Adesso siamo nel nome del Padre. Abbiamo. We've spoken about the Father. Già abbiamo visto in qualche modo la faccia, il volto del Padre. In a certain way, we can see the face of the Father in such a way. Okay. Il figlio. Now the son. Abbiamo visto dove si vede Gesù. We see Jesus. Oltre l'Eucaristia. Not only in the Eucharist, we've seen where we see him. Perché lui è il capo e noi siamo il corpo. Because he is the head and we are the body. E lo Spirito Santo. But the Holy Spirit. Dove lo possiamo vedere? Where do we see him? Maria. Mary. È piena di Spirito Santo. Is filled with the Holy Spirit. Dice il Vangelo di Luca. The Gospel of Luke says. Quindi nel Vecchio Testamento. So in the Old Testament. Spirito Santo. The Holy Spirit. Il Ruach Hadoshah. Was Ruach Hadoshah. Spirita Santa. It's a feminine Spirit form. Santa. Holy Spirit. It's in the feminine form. Okay. Lo Spirito è neutro. Spirito is neutral. E poi alla fine la santità è femminile. But Ruach Hadoshah. Ruach Hadoshah. Okay. Anyhow. In greco. In Greek. Okay. È più o meno una cosa simile. It's something similar. Quindi noi possiamo vedere lo Spirito Santo. So in the Holy Spirit we can see in lo a certain way. I lineamenti dello Spirito Santo, i lineamenti del volto dello Spirito Santo. The delineation of the face of the Holy Spirit. Li possiamo vedere in qualche modo in Maria. In a certain sense, we can see in Mary. Come diceva Giovanni Paolo I. As John Paul I said. Che diceva che Dio è anche madre. That God is also mother. Quindi in Maria possiamo intravedere il lineamento dello Spirito Santo. So in Mary we can see the delineation of the face of the Holy Spirit. Potrei fare anche l'esempio della Sacra Famiglia. I could also use the example of the Holy Family. Mi sono messo oggi. I put this chasuble on. A caso, apposta. On purpose for this reason. Un bambino. A child. Si trova in chiesa. Was once in church. Come oggi. Like today. 26 anni fa. 26 years ago. E un sacerdote parlando della Trinità. And a priest speaking about the Holy Trinity. Dice, guarda, qui non si capisce niente. He was like, here it's almost it's almost impossible to understand. È un grande mistero. It's a great mystery. Però Gesù dice. But Jesus says. Che se non ci converteremo come bambini. That unless we become like little children. Non possiamo entrare nel regno di Dio. We can't enter into the kingdom of heaven. E neanche a capire le cose di Dio. And nor even understand the things of God. Allora c'è un bambino di 8-9 anni. So there was a child which was about 8 or 9 years of age. Forse aveva, non lo so, 10 anni massimo. Maybe 10 at the most. Lo chiama. And he asked the child to come forward. Dice, guarda, ci vuoi spiegare per favore il mistero della Santissima Trinità? He said, could you explain the mystery of the Holy Trinity to us? Secondo Gesù. According to Jesus. Dovresti poterlo spiegare. You'll be able to explain it to us. Dice, questo è quello che io voglio essere spiegato. And this is what I want to try to explain. Un solo Dio.
one God, in tre persone, in three persons, perfettamente uguale nella sostanza, perfectly equal in substance, e distinto nella persona, but distinct in persons. Allora il bambino ci pensa un attimo. And so the child was like, così con la chiesa piena, with the church was full, pazzesco, no? It was amazing. Dice semplice. And the child said, it's simple. Padre, father, ce la presento una famiglia. Imagine a family. Un papà, a father, un figlio, a son, e una mamma, and a mother. Una sola famiglia, one family, in tre persone, in three people, perfettamente uguale, perfectly equal, nella sostanza, in their substance, del corpo, that is the body, the flesh, ma distinte nella persona. But they're distinct in persons. Wow. Wow. Dice un salmo. There's a psalm that says. Salmo 8. Psalm 8. Versetto 4. Verse 4. In Italia è versetto 3. In Italy it's verse 3. Ok. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti. Says from the mouth of children and of babes. Tu, Signore, affermi la tua potenza. You, O Lord, affirm your power. E l'ultima cosa. And the last thing. Che ora possiamo imparare veramente dalla Trinità. Now that we can truly learn from the Trinity. C'è la processione della Trinità. Is what they call the procession of the Trinity. Ok? Che dicono gli teologi? Theologians say. Quando noi studiamo teologia. When we study theology. Ok? Quindi che il Padre. That the Father. E il Figlio. And the Son. La processione. The procession. Sta che lo Spirito Santo. Is in the Holy Spirit. Che è in mezzo al Padre e al Figlio. That is between the Father and the Son. È il dono dell'amore. Is the gift of love. Quindi il Padre. The Father. Fa questo dono dell'amore. Gives this gift of love. Al Figlio. To the Son. E il Figlio. And the Son. Lo ridona al Padre. Gives the gift back to the Father. Il Padre. The Father. Fa questo gesto d'amore. Gives this gesture of love. E gli passa lo Spirito al Figlio. And he gives it to the Son. E così via. And backwards and forwards. Allora se per un solo attimo, dicono i teologi. If for one short, brief moment. Il Padre non ridona il dono dell'amore al Figlio. The Father doesn't give back the gift of the Holy Spirit to the Son. O viceversa. Or vice versa. Si disintegra la Trinità. The Trinity would disintegrate. Così la famiglia. Such is the same for families. Se non ci sono continui gesti d'amore. If there aren't continual gestures of love. La famiglia scoppia. Families explode. Le parrocchie si distruggono. Parishes are destroyed. Le diocesi non testimoniano più l'unità. Dioceses no longer give witness of unity. Non c'è più riferimento. There's no longer a reference. Allora oggi dalla Trinità. So today from the Trinity. Attraverso l'esempio della Sacra Famiglia. Through the example of the Holy Family. Impariamo nelle famiglie. Or we learn from and in families. Nelle comunità religiose. And in religious communities. Nelle comunità parrocchiali. In parish communities. A fare tanti piccoli gesti d'amore. To do many gestures of love. Che bello quando qualcuno ti pensa. How beautiful it is when someone thinks of you. Che bello quando qualcuno ti dice una cosa bella. How beautiful it is when someone says something beautiful to you. Quella persona ha capito che io so fare questa cosa. The person knows that I can actually do that. Quindi quando voi vi sentite apprezzati. When you feel appreciated. Sappiate che anche gli altri. Know that others. È bello quando si sentono apprezzati. Also feel great when they're appreciated. Quando voi chiedete perdono. When you forgive others. E qualcuno veramente vi perdona, vi abbraccia. And they and you truly forgive them through an embrace. E vi incoraggia. And they encourage you. Non ti preoccupare, può capitare a tutti. They say don't worry, that can happen to anyone. E voi vada. And you feel. Allora fatelo anche voi agli altri. Do the same to others. Questa bellezza. This beauty. Questo fuoco. This fire. Quest'amore. This love. È l'amore della Trinità. Is the love of the Holy Trinity. Cioè l'amore. That is the love. Che viene nel nome del Padre. That comes from the name of the Father. Del Padre, del Son, del Holy Spirit. Amen. 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 Alleluia. Alleluia.